e bisogna trovare una parte, un film di Alessandro Siani, scegliere tra Salvini o Di Maio. Non lo scelgo. È sempre lui! Ieri tra un po' il sindaco ti premia, tra un attimo ti deve premiare. Beh, immeritatamente. Prima però una delle scene più belle del Principe Abusivo, perché l'ho pescata, sono andato a spicciarla perché questa è troppo divertente. Scena del ristorante. Abbiamo un attore in campagna che rappresenta l'eccellenza del cinema in tutta Italia, che sa, è un po' il percorso, l'arrivo di altri grandi nomi che ci posso sarà permettermi. Un po' di nomi, Antonio, la gente vuole sapere chi ci sta. Ma secondo me, allora io adesso posso usare, io credo che insomma come nel cinema. Antonio, muoviti perché mi arriva a casa di Clemente, hanno rubato i mobili, ma poi va ritorno. Tutto sta, io credo che Totò, Troisi e oggi abbiamo Alessandro Siani. Vero. Una cosa. Veramente se ne sente nella coppia. Diamo il premio, diamo il premio Alessandro. Non è che stiamo giocando. Diamo il premio Alessandro. Allora come diciamo, come città? Ad Alessandro, la città di Benevento, con affetto, con stima, con simpatia, con calore, basta. Ok, e buona vita a te, buona vita a te. Grazie di cuore, grazie per l'evento. Il Festival del Cinema e della Televisione di Benevento continua e stasera ci sarà la serata di gala condotta da Serena Rossi in Piazza Roma. Andiamo a vedere. Devo dire che non conoscevo Benevento, quindi la gala del lavoro, il sabato del festival, a me ha fatto molto piacere visitare questa città straordinaria, i musei, i monumenti, le cose meravigliose. Viene da Roma, la domenica, da Roma, e uscire da una città straordinaria, e non è facile, invece devo dire che qui ho ritrovato tantissima cultura, sono rimasta felicemente sorpresa e ho avuto quindi anche la possibilità di condividere le mie bellissime impressioni su Benevento, su Sannio, sui Longobardi, insomma, tutte le cose che ho di questa città straordinaria, ha avuto e se l'ha avuto di sempre, ci mettere anche il teatro, perché no, forse più il teatro che, che il piccolo schermo, però sono le varie discipline per distinguere tra di loro che hanno un denominatore comune, cioè l'arte, qualsiasi modo si possa esprimere, l'arte è arte, c'è poco da fare, quindi perché no? Si parla spesso della crisi della comicità, forse probabilmente in questi ultimi anni è cambiata molto, il pubblico cosa vuole? Beh, è cambiata molto perché specialmente i comici rispecchiano poi il momento attuale. Il momento attuale, ragazzi, guardiamoci in giro, quello che stiamo vivendo, quello che sta succedendo, e forse il comico ha proprio questo dramma, cioè cercare di sdrammatizzare, esorcizzare le cose negative col sorriso sulle labbra. Forse il comico è fortunato da questo punto di vista perché riesce anche a dire cose dure, toste, drammatiche, senza far storcere il naso a nessuno. Abbiamo un bel compito noi. Però è vero, la comicità sta cambiando, infatti non faccio ridere più, la gente mi guarda e si ritira. E allora inizia anche per lei il genere del Red Carpet, una farfalla, una meravigliosa farfalla bianca, ne sono la felice, contento, però veramente abbiamo un compito. Andrea De Logu. L'anno scorso era anche con me, Magone, e tu riceverai il premio Fabrizio Frizzi perché sei stata scelta come una persona rappresentativa.
affacciarti alle persone, al pubblico, sei una grande donna. Mi piace, allora se devo piangere adesso devo subito. Beh, guarda, io è un onore, non ho parole, è una responsabilità importante, perché se avete deciso che potevo permettermi di prendere questo premio in nome... Non può smetterla di guardare al nostro paese, attraverso Roma, Milano e solo le grandi città. E quindi insomma mi sembra Benevento che accolga un po' di cinema e di televisione, mi sembra una cosa molto, molto importante. Ripeto, lo vedo, quando si dice provincia non si dice nulla di offensivo, si dice una cosa importante, che si dice provinciale, cioè invece l'Italia secondo me vera, l'Italia vera è l'Italia della provincia. E quindi bravo Antonio Frascatore, brava la nostra organizzazione, bravi aver fatto questo festival e essere arrivati alla seconda edizione. E grazie per averlo firmato con la tua presenza, un applauso ancora. Il cinema arriva perché arriva a tante persone contemporaneamente, cosa che il teatro non può proprio di fatto fare, però a me piacciono tutte e due, tutte e due. Di quest'anno mi è sconnesso il film, ha avuto un grande successo. Sì, Benevento è sempre stata al centro di tante cose, il festival sicuramente, io ci ho partecipato moltissimi anni fa, ero giovanissima, per un'operetta che era un'operetta di Edoardo De Filippo, Lo scoiattolo in gamba, e quindi recitare nel teatro romano è stata un'esperienza bellissima. Poi ci sono tornata a teatro qui a Benevento con Carlo Bucciroso, con Filomena Marturano, quindi sono contenta, e poi ripeto, sono molto legata a questa città perché è una città di eccellenza e soprattutto ha un ospedale di eccellenza a cui io devo molto, che è il Rummo. Sì, con Alessandro diciamo c'è una sinergia grande, di grande affetto, e collaboriamo anche non soltanto a cinema. Ho fatto una produzione che era Operazione San Gennaro, che è prodotta anche da Alessandro Siani, e prossimamente farò Così parlo Bella Vista, che è anche prodotta da Alessandro, quindi è sempre nel mio cuore. Complimenti a tutti i cittadini, veramente una grande serata organizzata con gusto e con stile, ad alto livello. Ma il livello è il vostro, il livello è delle persone che hanno contribuito con la propria arte, con la propria maestria a rendere un festival del genere ancora più bello, perché questa seconda edizione è stata straordinaria. Devi essere anche felice e orgoglioso di aver rappresentato tutto il film all'interno di un'edizione che secondo me sarà memorabile, ma sempre la maggiore, anche per vedere che sono tanti progetti. Beh, sicuramente il film è stato venduto in Cina e in tantissimi altri paesi in tutto il mondo, stiamo girando in tutta l'Italia, un vero e proprio tour, mi sento una passata. Tra l'altro stiamo lavorando sul prossimo progetto. Speriamo che tutto vada a grande. Grazie ancora a tutti. Grazie soprattutto a Riccardo Rapperi e la campagna. Io sono di San Francisco, è una baia bellissima, l'unica altra baia del mondo che conosce. E poi ho lavorato tanto tempo anche a Veneto, ha fatto lo spettacolo qui e non tanto da sé, con Fabrizio Pillo, Lucia Magnetta. Sono stato a 4 anni, adesso sono in 25, quindi l'anno scorso sono festeggiato per 20 anni, sono nato al pianoforte. Ragazzi, a 25 anni festeggia 20 anni di pianoforte, cioè che sia un nuovo mondo, iniziate giovanissimi. Tutto per conto da mio padre, che è un musicista, e mi ha insegnato il tenere di loro, ho seguito questi studi, e a 9 anni mi sono iscritto a conservatorio e ci sono messo sempre. E facciamo un applauso, rappresenta la musica, quella giovane, non solo, Davide Lorenzi. Ho iniziato a farla, diciamo, per professione, avevo 16 anni, ma avevo 2 anni quando iniziavo a fare il piano.
insomma sono cresciuta in una famiglia molto musicale che mi ha educata alla musica, allo spettacolo, al cinema, quindi è una roba che mi porta dentro da sempre. Ho ricevuto la proposta di un'altra cosa. No, volevo dire. La differenza fra dirigere un film e interpretarlo è celeste, sono proprio due cose completamente diverse, perché qualunque cosa tu faccia, ecco, sento un volume enorme per cui perdo anche il filo di quello che sto dicendo. Comunque ci sono tante differenze che non staremo qui ad elencare, perché sono veramente tante. Fulvio crede tantissimo. Su quale? Questo la no. Beh, un film è una io la chiamo una scommessa vinta, perché è un film particolare, diverso, che ha avuto un buonissimo riscontro di pubblico, ha rivelato al cinema italiano due grandi registi che sono Fontana e Stasi, due giovani che hanno tante idee, hanno in mente un cinema un po' diverso, un po' fresco, e l'altra sorpresa, ma che non è una sorpresa, ma è una conferma in un ruolo per lei in nuovo, Miriam Leone, che ci regala veramente una parte di sé che non conoscevamo, per non parlare di Lucia Ocone e di Marina Rocco, insomma, Barbara Boucher, insomma è un film a trazione femminile, questa è la cosa alla quale tengo di più, perché mi rende particolarmente orgoglioso essere in un film con così tante presenze femminili attive che fanno cose, che dimostrano la loro capacità e che sono bravissime sia come attrici che come comiche, quindi è un film raro da questo punto di vista. Pensavo pochi secondi fa di Benevento, può candidarsi una città dell'entro terra campana a passerella del cinema e della televisione? Beh, lo è già, mi sembra che lo sia già, insomma è veramente una realtà che non conoscevo e che non ha bisogno di nient'altro, funziona tutto, è bellissimo festival.